Buonasera, gentili telespettatori, eccoci con l'edizione di Trieste del telegiornale di Teleantenna che apriamo subito con la notizia sul decreto firmato dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, sulla pericolosità quindi degli incendi boschivi. Subito dunque le norme, sentiamo com'è andata nel servizio di apertura del telegiornale. Aumento delle temperature con lunghi periodi di siccità, rialzi termici, eventi meteorici con temporali di forte intensità, a volte privi di precipitazione ma con rilevante caduta di fulmine. Nei mesi estivi tutto questo fa sì che la vegetazione naturale diventi pericolosa esca per il fuoco e le statistiche dimostrano che in questo periodo dell'anno il numero degli incendi boschivi, seppur in modo differenziato tra le diverse zone del Friuli Venezia Giulia, aumenta significativamente. È quindi necessario attivare tutte le misure utili a contrastare il fenomeno. Questi i motivi che hanno determinato la decisione della Regione, come già negli anni scorsi, di dichiarare fino al 31 agosto, con un decreto firmato dalla Presidente Deborah Serracchiani, lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio regionale, compreso nel perimetro indicato dal piano di difesa del patrimonio forestale dagli incendi. In questo periodo vanno quindi osservate attentamente le prescrizioni indicate dalla legge, sulla cui applicazione vigila il Corpo Forestale Regionale, che intensificherà ancora di più i servizi di pattugliamento. È vietato pertanto accendere fuochi, bracieri, apparecchi a gas e a fiamma libera, nonché usare ogni macchinario che possa provocare fiamme e scintille. Non è consentito bruciare immondizie, scarpate, argini o materiali di risulta delle ripuliture colturali. Non si possono gettare fiammiferi accesi, sigarette non spente, far brillare mine, salvo specifiche autorizzazioni o più in generale, eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi. La cronaca ci porta però a parlare anche di furti, continui furti dal cimitero di Sant'Anna, dove sparisce davvero di tutto, addirittura sono sparite delle protesi dentarie dalle salme. Sentite. Cittadinanza nuovamente in allarme per una serie di furti sospetti al cimitero di Sant'Anna. Ad affidare tutta la sua rabbia e la preoccupazione al social network Facebook è una triestina inferocita, Cheyenne Xena Heros, che recandosi alla tomba di famiglia per portare un fiore alla madre defunta, ha fatto una mala scoperta. Due anelli di bronzo e rame, lì fermi da 80 anni, erano spariti. Non solo, sono numerose le lamentele di chi ha visto scomparire vasi e perfino fiori finti, sistemati sulla tomba appena un mese prima. I cittadini reclamano a gran voce una maggiore vigilanza, controlli all'ingresso del cimitero e maggiore personale. Del guardiano notturno di una volta, si viene a sapere, non c'è più traccia, per non parlare poi dell'assenza delle telecamere e così di notte chiunque può scavalcare i cancelli e fare razzia. Non sarebbe la prima volta che il cimitero cittadino viene preso di mira. Ci sono stati ladri di protesi dentarie e di oro dalle salme. E a proposito di cimitero, in Consiglio Comunale è arrivata la mozione del Partito Democratico che chiede al sindaco di rendere i cimiteri dei luoghi da visitare. La nostra città ha una storia caratteristica e particolare, per cui sul suo territorio ci sono cimiteri dove sono sepolte persone di varie fedi e religioni e sono strutture sempre più di grande pregio architettonico. Il cimitero principale della città, Sant'Anna, fra qualche giorno vedrà il 190° anniversario della prima sepoltura avvenuta il 1 agosto 1825. Con grande rispetto per l'importanza e il decoro di questi luoghi, crediamo sia giusto affrontare una riflessione per l'avvio di un percorso storico-turistico volto a valorizzare i cimiteri. Ed è così che i consiglieri hanno presentato una mozione allo stesso sindaco di Trieste. E questa è la motivazione, scrivono, per la quale abbiamo presentato questa mozione che invita il sindaco e l'assessore competente a valutare la possibilità di predisporre, assieme a tutti gli enti competenti e le realtà interessate, una brochure informativa in più lingue con la storia dei cimiteri cittadini. Ci sono numeri relativi al 2013 che parlano di decine di migliaia di persone che hanno visitato vari camposanti della penisola e Trieste ha le carte in regola per essere parte di questo circuito. Nella brochure, dicono ancora i consiglieri, noi prevediamo possa essere inserita anche la mappa aggiornata, oggi già disponibile a Sant'Anna, con la localizzazione delle sepolture dei concittadini illustri, ma anche con l'indicazione delle sculture, dei cippi, delle lapidi di maggior pregio e in particolare importanza storica. La presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, ha avuto un incontro con le RSU sulla situazione aziendale, quindi della Fincantieri di Monfalcone, l'abbiamo sentita.
Direi oggettivamente che siamo riusciti in un'operazione che in questo paese non accade spesso, cioè siamo riusciti a fare sistema, tutti, i lavoratori, l'azienda, tutte le istituzioni al massimo livello. Io devo ringraziare ancora una volta il sottosegretario Bellanova per la sua presenza oggi qui e anche perché immediatamente insieme al ministro Guidi, al sottosegretario De Vincenti, al ministro Galletti è intervenuto su richiesta della regione per sciogliere, diciamo così, questi nodi ed è stato fatto attraverso un decreto interpretativo, ci è voluto coraggio, ma è anche il segnale di un governo molto attento alle imprese e ai lavoratori, e questo credo che per la nostra regione sia davvero il segnale migliore, tanto più che ci sono dati economici positivi che vogliamo consolidare. Riguardo alla cassa integrazione, era un atto dovuto per i lavoratori? Beh, noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, una delle richieste che ha portato avanti la Regione al tavolo nazionale è stata quella di non lasciare i lavoratori senza risorse, quindi una soluzione andava trovata, la Regione insieme al Governo l'ha trovata, anche insieme ai rappresentanti sindacali, accediamo alla cassa in deroga, lo facciamo tra l'altro con l'impegno da parte del Governo di non intaccare in qualche modo il plafond della Regione Friuli Venezia Giulia, il che significa che qualora vi fossero altre richieste riusciremo anche a dare delle risposte. Tra l'altro siamo tra le poche regioni che hanno già decretato sulla cassa in deroga tutto il 2014 e quindi abbiamo, diciamo, i conti in ordine per potersene fare carico. Quindi non andranno a togliere risorse ad altre situazioni di crisi? No, l'impegno del governo è appunto quello di lasciare intatto il tetto e quindi questo ci permette di essere anche più sereni qualora dovesse accadere. Grazie. E in merito è intervenuto anche l'assessore Panariti. La collaborazione e il fatto che l'assessore al lavoro si occupa dei lavoratori che potevano rimanere senza una parte del loro salario. Per questo motivo, di concerto con il Ministero del Lavoro e grazie al lavoro che ha fatto la Presidente, siamo riusciti a mettere in piedi questo ammortizzatore sociale che è importante proprio perché risponde alle esigenze di quanti potevano rimanere una settimana senza salario. Sono soddisfatta perché il messaggio che mandiamo è proprio quello di una regione veloce che cerca di risolvere i problemi e che è capace di trovare delle soluzioni a quelle che sono le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici. Sarà determinato successivamente sulla base dell'elenco che è allegato al verbale di accordo e che riporta i nominativi di tutti i lavoratori che non hanno permessi o ferie in quel periodo. Come ha detto il sottosegretario Bellanova, la normativa nazionale prevede l'utilizzo della cassa in deroga per quei lavoratori che, al di là di quella che è la chiusura collettiva che non si può toccare, però non avessero appunto permessi e giorni liberi. In tribunale finisce invece la Revas, che è a rischio crack, e quindi tutto verrà deciso in aula di tribunale. Sentiamo. Da prototipo di rilancio produttivo in terra triestina a potenziale ulteriore fronte di crisi Similcoop, la Revas, l'impresa da 150 addetti, specializzata in carpenteria pesante e lavorazioni meccaniche per grandi industrie come Wärtsilä e Fincantieri, che neanche 2 anni fa aveva ridato vita allo stabilimento di Via Caboto abbandonato dalla Stock, risulta in effetti oggetto di un nuovo iter giudiziario per presunta insolvenza su cui incombe l'ombra di un possibile crack aziendale. Fra un mese, in piena calma piatta ferragostana, a Foro Ulpiano terrà banco proprio il caso Revas. Per martedì 18 agosto, a questo proposito, l'agenda del Tribunale Civile di Trieste prevede un'udienza in cui un'equipe di giudici esperti della materia, di questi tempi già impegnati a vero titolo nelle partite Coop Operaie, Cividin e Settimo Costruzioni, per dire le più note, sarà chiamata a pronunciarsi sulla istanza di fallimento della stessa Revas e a declinarla, come auspicabile, in una apertura in termini di tempo in vista di un'eventuale controproposta finalizzata a un concordato preventivo in grado di evitare il peggio. La richiesta di fallimento arriva dalla locale Procura della Repubblica, dal pubblico ministero Matteo Tripani, ovvero uno di 2 PM titolari del fascicolo che portò lo scorso ottobre alla clamorosa istanza di fallimento inoltrata dal procuratore capo Carlo Mastelloni allo stesso Tribunale Civile. Dall'altra parte invece quella della magistratura giudicante, come delegato alla procedura designato per il caso Revas figura Riccardo Merluzzi, già titolare della pratica Cividin, nonché giudice a latere per altre note questioni come ad esempio Coop Operaie o Settimo Costruzioni, nei collegi presieduti dal giudice Arturo Picciotto, in cui compare come relatore delegato alla procedura Daniele Venier.
Le modifiche allo statuto della regione, appunto a statuto speciale, c'è stata l'approvazione, è intervenuta quindi la stessa governatrice Serracchiani. Sull'iter di approvazione delle modifiche dello statuto, la presidente della regione Deborah Serracchiani ha riferito alla quinta commissione consigliare che, oltre a occuparsi della materia, ha istituito una specifica sottocommissione per seguire passo passo l'evolversi della situazione. In premessa è stato il presidente del Consiglio regionale Franco Jacob a ricordare i più recenti passaggi istituzionali con le audizioni a Roma alla commissione bicamerale che hanno coinvolto tanto lui quanto la Serracchiani, individualmente e assieme ai presidenti di giunte e consigli delle regioni statuto speciale. Da non dimenticare in questo contesto, ha concluso Jacob, il ruolo delle commissioni paritetiche in una logica di verifica dell'attuazione degli statuti e del loro aggiornamento. Sulla sottocommissione si è soffermato il presidente della Quinta Vincenzo Martinez, che ha posto l'accento sulla volontà di coinvolgere su questi temi la comunità regionale, cittadini e parti sociali che verranno informati con una serie di iniziative pubbliche che sono allo studio. È stata quindi la presidente Serracchiani a entrare nel vivo degli argomenti, ricordando non solo le audizioni delle commissioni bicamerali, ma anche l'incontro che tutte le regioni ordinarie e speciali hanno avuto con il presidente della Repubblica, dove Friuli Venezia Giulia ha avuto un ruolo di rappresentanza delle speciali, un confronto incentrato sui temi delle riforme, sullo spirito della specialità, sulle nuove sfide che attendono le regioni. La Presidente ha quindi messo in evidenza come le regioni a statuto speciale e le province autonome, rapportandosi con il sottosegretario con la delega agli affari regionali e alle autonomie Gian Claudio Bressa, abbia affrontato un tema in fondamentale importanza all'interno della riforma del titolo quinto della Costituzione, come quello della cosiddetta intesa nei rapporti Stato-Regioni speciali, in quanto oggi vi è soltanto l'obbligo di consultazione. Il primo passo sarà pensare come disciplinare le modalità con le quali raggiungerla. Giacomo Scotti presenterà il suo ultimo libro dal titolo Terre di guerre e viaggi di pace, con lo zaino in spalla nei paesi insanguinati della Slavia del Sud. Con la partecipazione di Aurelio Iuri, ex sindaco di Koper Capodistria, durante la guerra del 91 di Marino Vocci del gruppo Scupina 85 e della Fondazione Alexander Langer. L'appuntamento è per questo giovedì 16 luglio alle 18 presso la libreria e antico caffè San Marco. Si ferma qui l'informazione dedicata al capoluogo giuliano. Noi ci ritroviamo con le notizie che arrivano dal resto della regione.